Simonetta Longo, dirigente scolastica dell'Istituto Gagliani d'Esterlich di Chieti. Oggi questa giornata molto particolare. Sì, è una giornata molto particolare perché il nostro istituto ospita il tavolo della legalità, Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Polizia Postale, come testimoni della legalità della dimensione economico-finanziaria del nostro territorio. È il primo tavolo a livello nazionale, siamo quindi molto contenti di ospitare in un istituto tecnico-commerciale che si occupa anche di sistemi informatici, oltre che di amministrazione, finanza e marketing, un tavolo di questo genere, coadiuvato dall'USR, dall'Ufficio Scolastico Regionale, perché vuole dare, condividere consapevolezza, vuole condividere la possibilità per i ragazzi di prendere coscienza di quelle che possono essere i pericoli della rete, le truffe, la sicurezza finanziaria, il riciclaggio, tutte dimensioni che in un certo qual modo coinvolgono la rete e per le quali è necessario crescere in consapevolezza e competenza.